L'obiettivo di oggi è quello di concludere la nostra panoramica sui temi d'esame che avete visto, che abbiamo visto in aula e avete visto in laboratorio. Nella scorsa lezione avevamo iniziato ad affrontare questo tema d'esame che riguarda il gruppo d'acquisto solidale. In particolare avevamo delineato quello che è il modello del processo con il nostro diagramma di attività che vi recupero, eccolo qui. Quindi questo era il modello del processo che avevamo visto, che avevamo costruito assieme. Poi avevamo definito quello che è il modello concettuale dei dati con un diagramma delle classi, che è essenzialmente quello disegnato qui. E ci eravamo fermati poi per mancanza di tempo, prima di andare a definire il modello dei casi d'uso, di definire i casi d'uso e andare a identificare tre KPI. Quindi quello che vorrei fare ora con voi è andare a vedere questi tre modelli, quindi il modello dei casi d'uso, il caso d'uso e l'identificazione dei KPI. Allora, questo è quello che potrebbe essere il diagramma dei casi d'uso. Allora, noi abbiamo l'azienda agricola che comunica la disponibilità. Immaginiamo che questa comunicazione venga fatta direttamente tramite il sistema informativo, quindi sia un'interfaccia web o qualcos'altro che permetta all'azienda agricola che produce i prodotti di comunicare direttamente questa disponibilità. Tornando al diagramma di attività, essenzialmente è questa fase. Poi abbiamo l'altro attore, che è il gruppo d'acquisto solidale, che in base alle disponibilità comunicate le diffonde ai membri o agli aderenti al GAS. Questa suddivisione in realtà è una suddivisione sommato un po' arbitraria, nel senso che io ho assunto, visto che questa informazione non era data nel testo, che la comunicazione agli aderenti debba essere data esplicitamente su iniziativa di qualche addetto del GAS. Il testo avrebbe consentito un'altra interpretazione, cioè il fatto che appena l'azienda agricola comunica la disponibilità, questa può essere diffusa immediatamente a tutti gli aderenti al GAS. Okay? Questa è una scelta che viene fatta. In un caso reale noi andremo a chiedere a chi ha commissionato il sistema quale delle due modalità è preferibile. In questo caso sta a noi fare un'assunzione su quella che può essere un funzionamento. Successivamente i membri o aderenti al GAS devono prenotare i prodotti. Quindi la prenotazione dei prodotti. Successivamente l'azienda agricola
consegna i prodotti, il gas quindi può avvisare gli aderenti e alla fine gli aderenti ritirano i prodotti. Quindi il gas riceve i prodotti e, diciamo, all'interno dello stesso caso d'uso avvisa i membri. Questo perché fisicamente arriverà un camion dall'azienda agricola con i prodotti al gas, il gas li prenderà, li metterà in magazzino e confermerà la ricezione e automaticamente avviserà i membri. Quindi la decisione di avvisare i membri del gas è comunque sempre responsabilità di chi lo gestisce. Infine c'è la consegna dei prodotti. La consegna dei prodotti prevede ovviamente il gas che deve andare a segnare la consegna, eventualmente gestire anche il magazzino. Io ho indicato anche la partecipazione dei membri o degli aderenti al gas perché immagino che nella consegna dei prodotti ci sia un pagamento, ad esempio tramite un POS, in cui è richiesta anche l'interazione dell'aderente. Se il pagamento venisse fatto essenzialmente in contanti, ecco, questo legame, questa partecipazione del membro al caso d'uso non ci sarebbe. Vi ricordo che i casi d'uso descrivono le interazioni tra un attore e il sistema che stiamo descrivendo. È anche possibile andare a descrivere dei casi d'uso cosiddetti di business, in cui io non vado a descrivere le interazioni con il sistema informativo, ma con l'azienda in generale. Però noi in questo caso, in generale in tutto il corso, abbiamo sempre inteso i casi d'uso come un meccanismo di specifica dei requisiti funzionali del sistema informativo. Quindi, se c'è un'interazione tra membro e il sistema informativo, metto quel legame, altrimenti no. Ok? Il passaggio successivo, almeno nell'elenco dei punti richiesti, è quello di andare a definire il caso d'uso relativo all'attività di ritiro dei prodotti dal negozio. Quello in cui l'aderente al gas va a ritirare i prodotti. Ecco, questo è un possibile caso d'uso. Use case, quello chiamato consegna prodotti, essenzialmente perché ho messo come attore primario questo, quindi l'addetto del gas, quindi del negozio. Attiro la vostra attenzione su questo aspetto. Se noi andiamo a vedere come è fatto, come era la descrizione del processo, cioè nel diagramma di attività, abbiamo che l'ultima fase è l'aderente che ritira i prodotti. Se andiamo a vedere il caso d'uso, è l'addetto al gas che li consegna, quindi è cambiata la prospettiva.
Perché è cambiata la prospettiva? Perché sostanzialmente chi è che inizia questo caso d'uso? Sicuramente non l'aderente al gas, che col sistema informativo non interagisce se non nella fase di prenotazione da casa, ma bensì l'addetto al gas presente nel negozio. Okay, quindi se io interagisco col registratore di cassa, ecco, nelle interazioni metterò la commessa del negozio e non il cliente. Perché il cliente direttamente con il registratore di cassa non interagisce. Che il nome che ho dato a questo caso d'uso riflette proprio questo cambio di prospettiva. È chiaro che se invece di chiamarlo consegna prodotti l'avessi chiamato ritiro dei prodotti andava bene lo stesso, okay? La mia è stata una scelta per enfatizzare questo cambio di prospettiva. Poi i nomi vanno e vengono, ok? Vi sottolineo un altro aspetto importante. Se noi andiamo a vedere il processo come abbiamo disegnato la volta scorsa, in questo processo non viene riportato il sistema informativo. Non viene riportato il sistema informativo perché nella descrizione che abbiamo visto nel testo dell'esame il sistema informativo non è mai menzionato direttamente. Quindi era un po' più difficile introdurlo. Quello che ho fatto qua è andare a descrivere quello che è il processo aziendale. Il sistema informativo qui non fa nulla di proattivo. A un certo punto il sistema informativo si sveglia e chiama l'azienda agricola piuttosto che l'aderente. Okay? Sono tutte attività svolte per iniziativa di quei tre attori. Nella descrizione che abbiamo visto il sistema informativo non compare. Quindi, di nuovo, sottolineo la differenza di prospettiva. Qui io vado a descrivere in generale come vanno le cose. Le cose andrebbero in questo modo anche senza un sistema informativo. Per cui il gas informa gli aderenti inviando un SMS o mandando a mano degli email. Non c'è un sistema informativo dietro. La prenotazione potrebbe essere fatta per telefono, via mail, via SMS, andando di persona al negozio, qualunque altro modo. Okay? Quindi non è necessario un sistema informativo. Idem per quanto tutto quanto segue. Okay? Quindi io qui catturo la parte aziendale del processo, astraendo dal fatto che esista o meno un sistema informativo che supporta questo processo. Quindi se il sistema informativo non è menzionato esplicitamente, non lo metto nel processo. Esistono dei casi in cui invece il sistema informativo è parte integrante del processo. Allora, in questi casi, ovviamente, se voglio descrivere come viene svolto il processo, devo inserire anche il sistema informativo. Qui invece sono nel caso più classico. Ho un processo
che immagino essere svolto in assenza di un sistema informativo, e vado a definire quelle che sono le specifiche per un nuovo sistema informativo che andrà ad aiutare, a supportare questo processo. In generale, se non vi viene data nessun'altra indicazione nel tema d'esame, questa è la prospettiva che dovete prendere. Sì. Poi nella scrittura dei casi d'uso possiamo dare un colloquio attivo al sistema informativo? Allora, nei casi d'uso la prospettiva si ribalta, perché a quel punto dico, oh beh, ho quel processo lì, come deve essere fatto il mio sistema informativo per andare ad aiutare a svolgere quel processo? Allora a quel punto il sistema informativo c'è e io lo descrivo, vado a descrivere proprio che cosa fa il sistema informativo. E quindi ho questa prospettiva diversa. Qui vado a descrivere il processo come se non ci fosse o come era prima di introdurre il sistema informativo, dopo vado a descrivere come è fatto il sistema informativo che mi aiuta a svolgere questo processo. Okay. C'è una certa libertà, quindi, nel senso che informate delle potrà un caso d'uso del tipo inserisco nel mio database prodotti disponibili. Sì, allora ci sono enormi gradi di libertà. Perché io o vi do una specifica lunga 5-6 pagine con molti dettagli, e allora i gradi di libertà si riducono. Oppure, se il processo è descritto in maniera sintetica, in poche righe, ovviamente avete molti gradi di libertà. Quello che vi raccomando è di non inserire troppi casi d'uso che non siano menzionati o strettamente necessari dentro il diagramma dei casi d'uso, se no vi esplode. Okay? È ovvio che ci saranno un sacco di casi d'uso aggiuntivi, per cui ad esempio devo gestire una grafica, tanto per dire, che però non vado a mettere in questo primo, questa immaginate come una prima bozza, poi ovviamente dovrò andare ad aggiungere tutte le funzionalità specifiche, però questo ovviamente esula da quello che è l'esame, che in un caso reale certo lo devo fare, nel caso dell'esame vado a mettere quelli principali. Torniamo al nostro caso d'uso. Abbiamo detto che in questo caso chi inizia il caso d'uso è l'attore primario, l'ambito del sistema informativo di supporto è il GAS, il livello è di tipo user goal. Qual è l'intenzione? Ecco, quando scrivo l'intenzione devo scriverla dal punto di vista dell'attore primario. Quindi l'intenzione dell'attore primario in questo caso è quello di consegnare i prodotti prenotati agli aderenti e ricevere il pagamento. Se fosse il caso d'uso della prenotazione, a quel punto l'attore primario sarebbe l'aderente al GAS e la sua intenzione sarebbe quella di andare a prenotare i prodotti tra quelli disponibili. Okay? L'intenzione è sempre quella dell'attore primario. Ho indicato un attore di supporto che è l'aderente al GAS, che vi ho accennato prima è quello che poi farà il pagamento. Interessi degli stakeholder, allora per il GAS è ricevere il pagamento dei prodotti. Per l'aderente, ovviamente, ritirare i prodotti. Precondizione, l'aderente ha prenotato i prodotti e l'azienda agricola li ha consegnati. Quindi
Questi sono due aspetti che possono essere verificati dal nostro sistema, perché il nostro sistema, una volta che sa chi è l'aderente, sa se ha valutato dei prodotti e può verificare se quella settimana i prodotti sono già stati consegnati, perché comunque c'è stato un caso d'uso in cui l'addetto al gas riceve i prodotti e segna come ricevuti. Scenario principale. L'addetto richiede la consegna dei prodotti per un particolare aderente. Ricordatevi che normalmente il primo passo in un caso d'uso viene svolto dall'attore primario, perché è quello che ha un obiettivo ed è quello che inizia l'interazione. Se il primo passo invece viene svolto dal sistema, vuol dire che deve esserci un qualche evento esterno che scatena questa azione e quindi deve esserci un trigger. In assenza di trigger, cosa che avviene nella maggioranza dei casi, è l'attore primario che fa un primo passo. Fatta questa richiesta, il sistema la convalida e mostra i prodotti prenotati, chiede conferma. Se noi fossimo un po' più avanti nella fase di progettazione del nostro sistema informativo, avremmo magari disegnato anche le schermate di interfaccia. E avremmo visto la pagina con l'elenco dei prodotti, oppure la possibilità di stampare l'elenco, qualcosa di questo tipo. Che cosa succede a questo punto? Nel caso d'uso, nulla. Nella realtà, ragionevolmente, l'addetto del negozio cosa andrà a fare? Visto l'elenco, prenderà i prodotti dal magazzino, li porterà al cliente, il quale controllerà che siano quelli che effettivamente lui voleva. A questo punto, se il cliente, l'aderente al gas, ha ricevuto i prodotti che voleva, passo 3, l'addetto conferma il ritiro dei prodotti. Il sistema richiede il pagamento tramite POS. A questo punto l'aderente, eccolo qua che entra in gioco, il nostro attore comprimario, l'aderente effettua il pagamento tramite POS. Allora, questo passo racchiude un'assunzione importantissima. Vi ricordate, quando abbiamo introdotto l'idea dei casi d'uso, abbiamo detto che uno dei passi iniziali, oltre a definire i goal, era quello di definire benissimo lo scope, il contesto del nostro sistema. Quindi definire una linea al di qua della quale c'è il sistema e al di là c'è il resto del mondo. Quindi, se diciamo che l'aderente effettua il pagamento tramite POS, intendiamo dire che il POS è parte del sistema che stiamo descrivendo. Se il POS fosse esterno al sistema, l'attore di supporto non sarebbe l'aderente, ma sarebbe il POS stesso. Ok? Perché a quel punto il sistema chiederebbe al POS il pagamento, ci invierebbe
la somma da pagare, e il boss risponderebbe con una conferma. Attenzione, questa era una soluzione assolutamente valida. Fate solo attenzione a tracciare la linea netta. Se il boss è dentro, allora chi interagisce è il cliente, l'aderente al gas. Se il boss è fuori, chi interagisce è il boss stesso. Se volete possiamo anche provare a riscrivere questo caso d'uso nell'altro modo. Quindi, se l'attore di supporto è il boss, tra l'altro dovrebbe cambiare anche questo caso, questo diagramma, perché qui avremmo, oltre al memo, avremmo che nella consegna dei prodotti interagisce il POS. Da un punto di vista del sistema, il POS e il membro del gas sono due entità separate. Poi noi sappiamo che nella realtà fisica il membro del gas avrà una carta e filerà la carta del POS e digiterà il PIN, però questo è al di fuori dei confini del nostro sistema. Quindi, se noi stiamo pensando di progettare esclusivamente il software che fa la gestione e lasciare fuori il POS, questa è la soluzione. Se invece noi stiamo pensando di andare a progettare un sistema che includa tutto, allora la soluzione precedente è quella corretta. Se noi pensiamo che il POS sia fuori dal nostro sistema, quindi forniamo il nostro sistema informativo, ad esempio un negozio che già possiede un POS, ovviamente il POS non avrà degli interessi propri, quindi il sistema richiede al POS i dati per il pagamento. A questo punto è il POS invia la conferma dell'avvenuto pagamento. Ripeto, entrambe le soluzioni valide, l'importante è decidere cos'è dentro e cos'è fuori la mia scatola del sistema.
estensioni. Tra le estensioni andiamo ad includere possibili esiti alternativi con successo. Ad esempio, quando il sistema chiede pagamento tramite POS, l'addetto potrebbe richiedere un pagamento tramite contante, direi no, invece del POS, che ovviamente, da come è stato scritto questo caso d'uso, è il metodo di pagamento standard, il pagamento viene fatto in contanti. A questo punto potremmo dire che il sistema richiede di inserire il contante pagato, l'addetto inserisce la somma di contante ricevuta, il sistema convalida e comunica il buon esito. A questo punto il caso d'uso termina con successo. A, il sistema convalida. Ogni volta che c'è un convalida dobbiamo prevedere il caso in cui questa convalida non vada a buon fine. Quindi il 2A non esiste l'aderente specificato o non ha effettuato alcuna prenotazione. In realtà non ha effettuato alcuna prenotazione, è escluso da quello che noi avevamo messo come precondizione. In realtà o lo mettiamo come precondizione o lo mettiamo come eccezione. Se lo mettiamo come precondizione intendiamo che il sistema faccia questo controllo automaticamente, quindi non faccia neanche partire il caso d'uso. Se lo mettiamo qui vuol dire che il caso d'uso parte e poi può verificare da fuori. Quindi se il sistema segnala l'errore e il caso d'uso termina con fallimento. 6A, il sistema convalida, quindi altra fase, io qui ho semplicemente indicato come 6A gli estremi del pagamento non sono corretti, che vuol dire che, non so, la cifra pagata tramite POS non è quella richiesta, o altre cose di questo tipo. In questo caso si torna al passo 4 e si richiede di pagare eventualmente la cifra restante. A, l'aderente effettua il pagamento tramite POS, il pagamento fallisce. Ad esempio il POS non riesce a prendere la linea. C'è neanche la possibilità di verificare il pagamento. Quindi a questo punto cosa fa? Si ripete, si torna al passo 4. Questi sono tipici inconvenienti che sono prevedibili. Altro caso, al punto 3A i prodotti non corrispondono alle aspettative. Il passo 3 è l'addetto conferma il ritiro dei prodotti. Ecco, in questo caso quello che avviene nel mondo fisico è che l'addetto presenta l'elenco dei prodotti o i prodotti stessi al cliente e il cliente dice no, io ne avevo ordinati di diversi, oppure questa verdura è marcia. Io volevo le mele rosse, me le date gialle, eccetera. Okay. Non sto a, nel caso d'uso ovviamente, a elencare tutte queste possibilità, perché sostanzialmente tutte finiscono in un unico esito. Cioè l'addetto segnala una non corrispondenza e il caso d'uso termina.
Questa ovviamente è una mia assunzione, poi potrebbero esserci nella realtà gestioni diverse a seconda di qual è la non conformità. Oppure, ultimo caso, in qualunque momento viene annullata la procedura. Quindi il caso d'uso termina con un fallimento. E questo praticamente è quasi uno standard. Tenete conto che nella maggior parte dei casi io posso annullare una procedura in qualunque momento. In altri casi magari non è detto. Che se immaginiamo ad esempio un caso d'uso di livello subfunction in cui descrivo il pagamento tramite prelievo tramite bancomat, qui premo il tasto di invio dopo aver inserito il PIN. Ecco, a quel punto lì io, finché il sistema non risponde, non posso annullare. E una volta che il sistema ha risposto, ormai l'autorizzazione al prelievo è stata data, quindi il prelievo non lo posso più annullare. Questo ovviamente è un caso particolare. In generale io posso annullare l'operazione in qualunque fase, qualunque passo del nostro caso d'uso. Solito controllo per capire se abbiamo scritto un caso d'uso ragionevole o no, 6 passi, quindi il numero di passi è ragionevole, la complessità di ogni singolo passo è limitata, quindi al massimo un paio di righe, quindi questo è il caso d'uso scritto con un livello di dettaglio corretto. Tornando al nostro esercizio, il quinto punto è definire i 3 KPI ritenuti più rilevanti per la valutazione del processo. Sì. No, in questo caso quando c'è un passo solo puoi anche mettere tutt'uno in un unico 2A. Quindi anche il 5-1? Sì, avrei potuto scrivere il pagamento fallisce, 2 punti, il sistema segnala l'errore e si torna al passo 4. Sì, sì, era corretto anche quel modulo. Grazie. Questi dettagli, diciamo, sintattici, che magari in un'azienda potrebbero essere fondamentali perché viene adottato uno stile di scrittura, ovviamente per l'esame non contano nulla, okay? Non sono questi i dettagli che vado a verificare. Quindi l'importante è che la cosa sia ragionevole, sensata, poi se andate a capo o no, se mettete 2-1 o altro, sono veramente dettagli di secondo. I 3 KPI ritenuti più rilevanti per la valutazione del processo. La prospettiva con cui dovete affrontare questo quinto punto è la seguente.
siete appena stati assunti, vi viene dato il compito di andare a fare un po' quello che scriveva prima Mario Ravera, il reporting, quindi andare a estrarre degli indicatori relativi a un processo, non avete molto tempo, avete il tempo per andare a definirne, estrarne tre. Quali scegliete? Ovviamente non c'è una risposta corretta, ci sono varie risposte sicuramente sbagliate, ma ce ne sono anche tante corrette. Quindi non è detto che la vostra risposta sia, debba per forza essere uguale a quella che darei io. L'importante è che siano dei KPI che siano rilevanti per quel processo. Andiamo con il nostro schemino, di nuovo vi ricordo che questo qua è uno schema puramente di riferimento. I dati di volume, quelli che prima erano stati chiamati KVI, gli aspetti di efficienza, quindi di utilizzo, l'uso dei laboratori, nell'esempio che abbiamo visto prima, gli aspetti di qualità, i tempi di risposta, quindi customer satisfaction. Okay. Quindi questo è uno schema che ha un'utilità mnemonica, quindi serve per fare il controllo di aver più o meno preso in considerazione molti aspetti. Poi la terminologia esatta e quali, come sono definiti gli indicatori, ovviamente può variare di molto. Ci sono alcuni indicatori standard, soprattutto per alcuni settori, e quelli tendenzialmente dovremmo utilizzarli. Ad esempio, se andiamo a vedere la supply chain, nello standard score ci sono tutta una serie di indicatori. Ovviamente non ce li inventiamo, andiamo a prendere quelli. Nel caso dell'esame, visto che non abbiamo analizzato indicatori, nessuno standard che riguarda gli indicatori, è lasciato un po' alla vostra inventiva capire quali sono gli indicatori più rilevanti e definirli come vi sembra più ragionevole. Ad esempio, quelli che io ho definito, quelli che mi sono venuti in mente, sono questi. Un dato di volume. Quantità di prenotazioni effettuate dagli aderenti. Attenzione che qua io posso sbizzarrirmi nell'andare a capire e andare a identificare degli indicatori, perché le richieste le posso contare numericamente a peso, a prezzo, barra a costo, se c'è una differenza significativa, se non c'è un margine fisso. Ok? Quello che io ho indicato è come il volume di richieste, è la somma dei prezzi di tutte le richieste fatte dagli aderenti. Ovviamente questi indicatori devono essere riferiti a un intervallo temporale. Ad esempio, a una singola esecuzione del processo, cioè a una settimana.
questo non l'ho indicato, andrebbe messo come nota aggiuntiva. Per cui posso ad esempio costruire una storia del volume e andare a capire se sono in un periodo positivo, negativo, se nello stesso periodo l'anno scorso mi ritrovavo così tanti ordini, di meno, di più, eccetera. Quindi una volta che io ho costruito una certa storia, posso andare a fare benchmarking. Quindi posso andare a confrontare gli indicatori attuali con un riferimento. Un altro aspetto che mi sembrava ragionevole tenere conto era la giacenza dei prodotti in magazzino. Anche qui prodotti come li misuro? Numero di colli, peso, volume, valore. Immaginando di avere un magazzino dedicato non soltanto a questi prodotti ma anche ad altro, io ho pensato di andare a considerare il volume in metri cubi. E andare a considerare il tempo che intercorre dal momento in cui l'azienda agricola mi consegna il prodotto al momento in cui il prodotto viene ritirato. Ovviamente io vorrei ridurre questa occupazione in modo da non avere il magazzino sempre pieno di prodotti. Anche perché trattandosi di prodotti deperibili, più stanno in magazzino, più corro il rischio che questi si rovinino e quindi di abbassare la qualità. E ovviamente il volume è una possibile misura, potete anche andare a misurare in termini di valore. Okay. Tutte queste erano tutte alternative valide. Altro aspetto, qualità, conformità dell'output. In questo caso considero la percentuale di prenotazioni non conformi alle aspettative. Nel caso d'uso precedente abbiamo visto che è possibile che il cliente decida che una particolare i prodotti relativi a un particolare ordine non siano conformi a quello che lui si attendeva e quindi a questo punto fallisce il caso d'uso. Ecco, io vorrei capire qual è la percentuale di casi di questo tipo. Ecco, qui ho valutato le prenotazioni in termini di conteggio semplice. Quindi conto il numero di prenotazioni totali, conto il numero di prenotazioni che hanno dato origine a questa protesta, quindi non conformità, e faccio il rapporto. Avrei potuto farlo anche in base al valore. Non ho capito, si poteva fare anche? Sicuramente, sì. Ve l'ho detto, si possono contare in tantissimi modi diversi, quindi poi o voi gestite un gas e quindi siete più esperti di me, oppure andiamo un po' a naso, ok? Cerchiamo di capire cosa è ragionevole. Poi è ovvio che in un contesto reale io devo conoscere bene quello di cui si tratta prima di poter andare a definire gli indicatori. E quindi anche il conteggio andava bene prima. Qualità in uscita, di nuovo, appunto, invece di fare questa percentuale di non conformità, hai potuto utilizzare un questionario di soddisfazione dei clienti. L'unico problema è che il questionario mi richiede ovviamente
tempo, nel senso che io devo chiedere al cliente, io devo progettare un questionario, sottoporlo al cliente, raccogliere i dati, e quindi la cosa richiede un po' più di tempo, invece questo è immediato. Nel momento in cui io faccio la consegna e la annullo perché c'è una non conformità, il mio sistema informativo registra questo. Quindi questi sono tre esempi di KPI riferiti a questo processo che possono essere ragionevoli da considerare. Ok? Quindi ripeto, soprattutto per questo tipo di risposta ci sono molteplici soluzioni corrette. A questo punto, per concludere, vorrei vedere brevemente con voi l'esercizio invece quello di laboratorio. Una società di noleggio di elicotteri, i cui mezzi sono dislocati su diversi punti di atterraggio in diverse città, intende sviluppare un sistema informativo per la gestione e l'ottimizzazione dei servizi di trasporto offerti. In particolare, attraverso il sistema informativo, la società vuole applicare delle tecniche di fidelizzazione dei clienti basate su sconti ed offerte speciali per i clienti più frequenti e di ottimizzazione delle risorse, riducendo il numero di voli a vuoto e, ove possibile, facendo condividere i voli a diversi clienti. In particolare, si considera il processo di uso del servizio da parte dei clienti, che prevede la ricerca del volo, la prenotazione, ove esiste un volo disponibile, recarsi all'aeroporto concordato, effettuare il pagamento ed imbarcarsi con autorizzazione del pilota, effettuare il volo, compiere il pagamento. Durante questo processo il sistema informativo deve sempre conoscere lo stato del cliente, velivolo e pilota. Modello di processo, modello concettuale, modello dei stati dei casi d'uso e poi il caso d'uso relativo alla fase di imbarco. E infine i soliti tre KPI. Esempio, possibile soluzione relativa al processo, quindi flusso del processo. Cliente, sistema e pilota. Allora, io qui ho inserito il sistema, anche perché era menzionato esplicitamente, era possibile risolvere correttamente questo esercizio anche senza menzionare il sistema. Quindi in generale lo potete mettere, ma non è obbligatorio. Abbiamo le due soluzioni. Quindi ho la ricerca del volo, se non è disponibile termino, se è disponibile effetto la prenotazione, il sistema registra la prenotazione. Attendo la data. Reco all'aeroporto, chiedo l'autorizzazione,
Qui c'è il pilota che si autentica nel sistema, verifica l'autenticazione, verifica la prenotazione, verifica eccetera eccetera. Tutta questa parte qui, che qui è indicata, poteva tranquillamente essere omessa, perché è un livello di dettaglio decisamente più basso. Il cliente effettua al volo, quindi tutta questa serie di attività qui poteva essere semplicemente ridotta a un'unica attività del pilota, che è il pilota ammette il cliente a bordo. Quindi il cliente effettua il volo, in realtà il volo potrebbe essere il cliente che lo effettua, comunque, o poteva essere il pilota, okay, quindi questo possiamo mettere qui, a seconda un po' del vostro punto di vista, quindi stava bene anche qua, quindi è il pilota che effettua il volo, e poi invece il cliente effettua il pagamento. Ecco, qui vedete un'altra prospettiva rispetto a quella che abbiamo visto prima, quindi è un altro approccio. In questo caso ci sono molti dettagli, c'è il sistema coinvolto direttamente. Come vedete è molto più complicato. Quindi io avrei potuto anche fare un sistema decisamente più semplice, togliendo tutta questa serie di attività e togliendo l'attore sistema. Quindi questa è la versione completa. Se io volessi semplificarla potrei togliere questo e collegare direttamente qua. Il pilota accoglie il passeggero. Poi tutti questi magari verifica lo stato del veicolo, potrei lasciarlo. Ho tolto troppo. Quindi accoglie il passeggero, questo lo cancelliamo, questo. Quindi questa è la versione semplificata, tra l'altro a questo punto il sistema non fa più nulla, quindi può essere eliminato. E quindi lascio semplicemente solo più il cliente e il pilota. Ricerca il volo, effettua la prenotazione, si reca al diporto, chiede autorizzazione, il pilota accoglie, verifica lo stato del velivolo, autorizza il decollo, effettua il volo e poi il cliente effettua il pagamento. Quindi la versione di qui era quella ultra dettagliata,
Questa è quella un po' più semplificata. Per l'esame io ovviamente raccomando quella semplificata. Vi faccio notare un dettaglio importante. Nel testo il fatto che il pilota deve autenticarsi, verificare l'identità, eccetera, è scritto qui quando si parla del caso d'uso. Non è scritto sopra. Questo vuol dire che questi dettagli qua devono essere considerati nel caso d'uso. Prima possono anche essere trascurati. Quindi in generale, se vi scrivo qualcosa nella parte iniziale, è un qualcosa che è rilevante ai fini del processo. Se ve lo scrivo dopo, ragionevolmente è specifico per quel punto. Quindi sono dettagli che possono anche essere omessi nei punti precedenti. Diagramma delle classi, il modello concettuale richiede il volo, il velivolo, il pilota e il cliente. Un particolare volo è assegnato a un pilota, mentre un pilota ovviamente può fare molti voli. Un volo può avere uno o più clienti, un cliente può essere imbarcato su più voli. Il volo viene effettuato tramite un velivolo e un velivolo può effettuare più voli. Ovviamente il volo parte da un eliporto e arriva a un altro eliporto. Attenzione che queste due associazioni sono entrambe necessarie, rappresentano due legami diversi. Okay. Ecco, qui non c'è una classe che rappresenta la prenotazione. Se volete, la prenotazione è rappresentata da questa associazione. Nel momento in cui un cliente è legato a un volo, ma questo volo è nel futuro, quella conta come prenotazione, non come volo effettuato. Se invece
la cosa, la differenza tra aver effettuato un volo e la prenotazione è rilevante, invece di mettere un'unica associazione ne posso mettere due: uno aver effettuato il volo e l'altro per aver prenotato lo stesso. Da qui posso anche andare a verificare se il cliente effettivamente ha effettuato un volo per cui era prenotato. Quindi ovviamente un volo può essere prenotato da 0 più clienti e un cliente può prenotare 0 più voli. Ovviamente messo in questo modo un volo non ha necessariamente un cliente che l'ha effettuato, perché un volo potrebbe non essere ancora stato effettuato e quindi c'è un 0. Sì. Allora, se la classe è di porto così semplice contiene soltanto un nome, sì, non c'è differenza. Ragionevolmente io mi aspetterei che la classe di porto contenga molte più informazioni. Quindi il nome, la città, l'indirizzo, le coordinate, eccetera. In questo caso, in cui la classe di porto effettivamente contiene molte informazioni, allora mettere soltanto il nome sarebbe riduttivo. Se effettivamente mi interessa soltanto il nome, allora sì. Quello che proponi tu è valido. Nel caso specifico del nostro esercizio, questi dettagli non erano forniti, quindi potevi assumere che semplicemente bastasse il nome. Quindi assumo che dato un nome ci sia un eliporto unico, quindi non ho bisogno di altre informazioni. Diagramma di casi d'uso: abbiamo un cliente, il pilota, il cliente ricerca il volo e potenzialmente lo prenota anche, il pilota effettua l'imbarco e il volo. Io ho messo questa inclusione nel senso che la ricerca del volo include la prenotazione, che potrebbe anche essere fatta separatamente, quindi magari io faccio una ricerca ma non necessariamente la prenotazione. Se voi aveste omesso questa inclusione, di nuovo era corretto, visto i dettagli scarsi che avete a disposizione, questa è un'assunzione che fate voi. Sì. La verifica della disponibilità la metterei qua, e nel momento in cui cerco il volo so anche se è disponibile. Non era comunque un errore aggiungere un caso d'uso aggiuntivo di ricerca della disponibilità. Io li vedo come un tutt'uno, però in modo, non mi sembrava una nuova aggiunta.
Allora, nella soluzione io mi fermerei qua, poi vi metto a disposizione. Sì, domanda. Non ho capito, scusa, l'effetto? Sì. No, nel senso che il cliente non interagisce col sistema mentre il pilota effettua il volo. Quindi è il pilota che interagisce col sistema. E il cliente non usa, non interagisce direttamente con il sistema durante il volo. Anzi, quello che manca qua è il pagamento. In questo caso sì, il caso d'uso è di entrambi, nel senso che il cliente inserisce il PIN della la carta di credito e il pilota avvia il pagamento. Sì. Sì, io pensavo al fatto che in una certa posizione e che ha raggiunto l'eliporto, però sì, non, se mancava l'effetto da volo non era un errore. L'importante è che ci fosse l'imbarco, come era descritto esplicitamente. Altre domande? Allora, una raccomandazione generale per l'esame. Io non vi metto degli enunciati lunghissimi, per cui non dovete perdere molto tempo a leggerlo, però è importante che leggiate il testo con attenzione. E quindi ogni parola che è scritta è importante. Sono poche, quindi fate attenzione a quello che leggete, per evitare di dimenticare qualcosa di fraintendere. Per quanto riguarda i 5 punti sono essenzialmente sempre questi, è possibile che io vi aggiunga qualche piccola specifica in un particolare punto per focalizzare l'attenzione, per darvi qualche informazione in più, nel qual caso ovviamente quella specifica non è rilevante per i punti precedenti, è specifica per quel punto. Nella correzione io non farò estrema attenzione ai dettagli, come mi sembra aver chiarito anche in risposta a varie domande. L'importante è che le attività fondamentali ci siano nel processo, le classi, i concetti fondamentali siano presenti nel modello concettuale, che i casi d'uso e gli attori siano presenti correttamente nel modello, il caso d'uso sia scritto secondo le solite regole che abbiamo visto. Per i KPI, ripeto, c'è un'ampia scelta, cercate di trovare quelli che secondo voi sono più rilevanti, i primi ai quali dareste la precedenza.